Avete una marea di documenti cartacei, vorreste digitalizzarli ma non sapete come fare. Io ho la soluzione perfetta per voi. Ve la svelo tra poco qui su Tech Princess. Tutti noi abbiamo qualche documento che vorremmo digitalizzare. Spesso però ci limitiamo a trascriverlo o a cercare disperatamente uno scanner. Fortunatamente c'è un metodo molto più veloce ed economico. Sto parlando di Adobe Scan, un'applicazione gratuita disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Adobe Scan è stata progettata da Adobe, un'azienda statunitense nota soprattutto per i programmi dedicati all'elaborazione video o alla grafica digitale. Pensate a tutte quelle volte in cui avete sentito dire che le foto sono state ritoccate. Ecco, questo ritocco viene quasi sempre fatto con Photoshop, il programma più famoso di Adobe. Adobe Scan però condivide davvero poco con Photoshop. Quest'ultimo infatti è complesso e ricco di strumenti, mentre la nuova applicazione è semplicissima da usare. Prima di tutto dovrete scaricarla ed installarla, dopodiché dovrete creare il vostro profilo. Una volta completata questa operazione potrete accedere alla fotocamera dello smartphone usando Adobe Scan. Inquadrate il documento, attendete che venga riconosciuto e lasciate che sia l'applicazione a scattare la foto. Una volta finito avrete a disposizione una o più immagini che potete modificare e salvare in formato PDF. Tutto ciò che scansionerete verrà poi salvato su Adobe Document Cloud, uno spazio online accessibile da ogni piattaforma. In questo modo potrete recuperare i vari documenti anche da PC, dal tablet o da un altro smartphone. A rendere speciale Adobe Scan è però la funzione chiamata OCR. Questo significa che il file creato non è solo una mera fotografia. Vi troverete di fronte a un documento dove il testo può essere evidenziato, copiato o ricercato. Insomma, Adobe Scan vi permette di creare in pochi minuti un archivio digitale di tutti quei documenti cartacei che occupano spazio e che rischiano di sbiadire con il tempo, il tutto senza spendere un euro. Direi che per oggi è tutto, io vado a fotografare un po' di documenti. Voi nel frattempo correte a scaricare Adobe Scan e a visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ciao!